Benvenuti cari amici mobileOS.it, siamo qui in compagnia delle Samsung Galaxy Tab S2 versione da 9.7 pollici, l'altra che vediamo di là e invece la versione da 8 pollici, poi la andiamo a vedere un attimino un po' più da vicino, ma sono queste le due versioni dei nuovi tablet di Samsung che sono stati portati qui a Berlino ma già annunciati in altri luoghi. Android Lollipop all'interno, display Super AMOLED in entrambi i casi, queste sono, sto dicendo, delle caratteristiche che valgono per entrambi i dispositivi, display Super AMOLED Quad HD, in un caso però è da 9.7 pollici, nell'altro invece è da 8 pollici. Processore octa-core Big Little con 4 core da 1.9 GHz e altri 4 da 1.3, RAM da 3 GB, storage, quindi memoria interna da 32 o 64 GB in base alla versione acquistata, espandibile con microSD. Fotocamera posteriore da 8 megapixel, anteriore da 2.1. Qui abbiamo una batteria da 5870 mAh, di là nella versione da 8 pollici abbiamo invece una batteria da 4000 mAh. Entrambi saranno venduti in versione solo wifi o con LTE, quindi con l'inserimento della SIM. Peso di 392 grammi per la versione LTE e 389 invece per la versione solo wifi, mentre nell'altro caso per peso di 265 grammi solo wifi, versione con LTE 272 grammi. Per il resto invece andiamo a vedere un attimino adesso le caratteristiche software. Direi che è un po' la classica touchwiz di Samsung, sono comprese ormai di stock le varie opzioni e le varie applicazioni di Office come Word, Excel, PowerPoint, ma è compreso anche Note, Skype e soprattutto OneDrive con i 100 GB gratuiti per quanto riguarda l'archiviazione. Per il resto c'è il Quick Connect, per il resto c'è anche S Finder, ci sono le varie, i vari toggle rapidi per quanto riguarda Samsung, ormai classici, c'è la modalità di reading, di lettura, c'è il non disturbare, c'è lo smart stay, lo screen mirroring e c'è anche l'ultra power saving mode. Per il resto vi faccio solo vedere un attimino circa il dispositivo, la versione Android, la 5.0.2. Come sempre qui abbiamo il task manager, qui poi la possibilità di andare a modificare le varie schermate del dispositivo. Direi un pochino tutto per quanto riguarda l'anteprima di questo device. Vediamo un po' se riusciamo ad andare su internet. Direi proprio di sì, ho visto che è collegato. Allora magari facciamoci un giro su mobileOS.it, così facciamo conoscere il nostro sito anche agli amici di Samsung. Eccoci qua. Perfetto, devo dire anche un'apertura fantastica del nostro sito, nessun tipo di problema, qui troviamo anche il nostro approfondimento che abbiamo fatto proprio adesso sul Samsung Gear S2, direi allora che è tutto per quanto riguarda la prova della versione da 9.7 pollici. La versione da 8 ve la facciamo vedere rapidamente, le caratteristiche sono quelle, vi faccio solo vedere il design è lo stesso, lo vediamo ora sulla versione da 8 pollici. Un design incredibile soprattutto per la sottigliezza, la leggerezza e la compattezza del dispositivo, quindi grande trasportabilità. Dietro possiamo vedere come non abbiamo il flash LED, abbiamo invece qui sotto i due speaker, quindi questo è quanto per la versione da 8 pollici e per ciò che riguarda la presentazione del Tab S2 di Samsung qui a Berlino. Ciao!